Ci siamo lasciati nell'ultima lezione con alcuni esempi relativi al problema di politica economica che più di altri ha caratterizzato il confronto fra keynesiani e monetaristi, soprattutto nella seconda parte degli anni 70. Mi sto riferendo alla curva di Phillips e più precisamente alla relazione che intercorre fra inflazione e disoccupazione, in particolar modo in anni in cui la curva di Phillips sembra aver perso il suo ruolo di riferimento per la politica economica. Sono riflessioni che ci hanno consentito di introdurre una particolare istituzione nel mondo della politica economica, che può avere il compito attraverso degli strumenti che attengono al piano delle variabili monetarie, di cercare di controllare il livello generale dei prezzi. Mi sto evidentemente riferendo al ruolo della banca centrale. Oggi, proprio a partire dall'analisi delle variabili economiche che caratterizzano il nostro paese negli anni 70, voglio proprio soffermarmi sul comportamento che tenne la Banca d'Italia in un contesto difficile dal punto di vista macroeconomico, che venne reso ancora più complesso dalle particolari caratteristiche del sistema economico e politico italiano. Innanzitutto, cerchiamo proprio di trarre delle indicazioni sul periodo storico che dobbiamo prendere in considerazione a partire dal punto di vista della stessa Banca d'Italia. Queste considerazioni che vi narrerò, le potete ritrovare proprio nella parte del sito della Banca d'Italia in cui viene ricostruita la storia di questo istituto. Innanzitutto, gli anni 70, anche dal punto di vista della Banca d'Italia, sono segnati da un evento imprevisto. Si tratta della fine degli accordi sul tasso di cambio che erano stati concordati al termine della Seconda Guerra Mondiale a Bretton Woods. Nell'agosto del 1971, il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, sospende unilateralmente la convertibilità del dollaro in oro, su cui si reggeva il sistema dei pagamenti internazionali. Da quel momento in poi non sarebbe più valso il patto che aveva caratterizzato 30 anni di storia mondiale. Si usciva quindi da un sistema di cambi fissi, sebbene aggiustabili, e si entrava in un sistema di cambi flessibili, o quantomeno si entrava in un nuovo sistema in cui bisognava rivedere le regole. Solamente nel 1973 venne riconosciuto il fatto che quella sospensione dell'agosto del 1971 era da interpretare non come una sospensione, ma proprio come l'inizio di una nuova epoca del sistema dei pagamenti internazionali. Ma sta di fatto che il passaggio a un sistema di cambi flessibili mise in discussione il ruolo della politica monetaria della Banca d'Italia. Non si trattava più a quel punto di fare operazioni di acquisto e di vendita di valute per rispettare un tasso di cambio fisso. Si entrava nel vivo di un nuovo sistema in cui in teoria potevano essere i mercati a stabilire giorno dopo giorno, quello che sarebbe stato il valore della valuta lira
in termini di altre valute. Chiaramente anche la banca centrale avrebbe potuto operare sui mercati aperti sostenendo oppure no il valore della lira. Beh, ma a questo punto la banca centrale, non avendo più un obiettivo in termini di valore chiaro da difendere sul mercato internazionale, quell'obiettivo scritto sulla carta durante gli accordi di Bretton Woods, si trovava a ragionare insieme a altre istituzioni formali ed informali. Le istituzioni più formalizzate sono chiaramente quelle rappresentate dal governo italiano. Il governo italiano lancia dei segnali alla Banca d'Italia affinché venga favorita la svalutazione della lira. D'altro canto, questa sembrava essere anche la scorciatoia che poteva essere presa da un'altra struttura istituzionale meno formalizzata, ma comunque presente nel sistema economico e politico, cioè Confindustria, l'associazione delle imprese italiane, che pensa che attraverso la svalutazione potrà da una parte sostenere le proprie esportazioni più facilmente e dall'altra potrà ridurre in questo modo la conflittualità esercitata da un'altra struttura istituzionale, anche questa meno formalizzata rispetto alle strutture governative, alla stessa Confindustria, che è il sindacato, che rappresenta le richieste dei lavoratori in termini soprattutto di avanzamenti salariali. Allora, l'uovo di Colombo sembrerebbe essere il seguente: ma concediamo più pure avanzamenti salariali, concediamo un'indicizzazione piena dei salari all'inflazione, e al contempo recuperiamo quanto perdiamo attraverso una svalutazione che ci consenta di sostenere le vendite delle nostre merci, soprattutto all'estero. Eppure tutto questo, che già potrebbe essere da un punto di vista più approfondito essere messo in discussione, proprio perché la svalutazione di una moneta, se da una parte rende più conveniente l'acquisto delle merci prodotte da quel paese all'estero, dall'altra rende più costose le merci trattate in valute straniere nei confronti dei quali la propria valuta si deprezza, che vengono acquistate come pacchetto delle importazioni. Dicevo, questo ragionamento, che pure potrebbe essere criticato per il motivo che vi ho detto, ma anche per altri motivi. Un secondo motivo rilevante è il fatto che quando si accetta di competere in termini di riduzione del livello dei prezzi, anche attraverso misure di svalutazione, si tende a rinunciare ad altri tipi di competizione, per esempio in termini di contenuto del progresso tecnologico che caratterizza i processi produttivi. Ma dicevo, al di là di queste due critiche che vi ho accennato, accade un altro episodio che rende questa soluzione fortemente opinabile. Questo episodio è l'aumento del prezzo del petrolio, che dipende soprattutto da ostilità di carattere geopolitico che vengono a crearsi nel Medio Oriente e che tra il 1971 e il 1976 tenderanno sempre più a essere incisive. Quindi il brusco aumento del prezzo del petrolio, insieme alla fine degli accordi di cambio e a questa novità di un sistema di cambi flessibili
che ha bisogno comunque di una regolamentazione che ancora non c'è, aprirono un lungo periodo in cui il risultato dal punto di vista delle variabili macroeconomiche che più ci interessano si tradusse in spinte inflattive, in parte importate dall'estero attraverso l'acquisto di merci che, vista la svalutazione della lira, tendevano a costare di più, in parte causata sempre attraverso l'importazione estera, dall'incremento a cui fu soggetto il prezzo del petrolio a seguito delle tensioni geopolitiche medio orientali, in parte ulteriormente ampliate dall'indicizzazione piena dei salari, che convivono con una situazione di stagnazione, di crescita del prodotto interno lordo molto molto contenuta. E quindi il punto di vista di Banca d'Italia fu quello di cercare di correggere innanzitutto le spinte inflattive di far riprendere anche però l'economia attraverso un sostegno agli investimenti. Pertanto, cercando di contenere l'aumento dei tassi di interesse per evitare di trasmettere degli shock agli investimenti privati, Banca d'Italia, in particolar modo il governatore di Banca d'Italia, che ai tempi era Guido Carli, decisero di introdurre nuovi strumenti amministrativi, nuove variabili obiettivo di medio periodo. Variabili obiettivo di medio periodo che furono individuate nel cosiddetto credito totale interno. Cioè si trattava di limitare il quantitativo di credito che veniva concesso alle imprese, di renderlo il più possibile prossimo ad un livello che non accelerava ulteriormente il livello dei prezzi, anzi tendeva a ridurre le spinte inflattive, ma che al contempo consentiva di incidere troppo sull'incremento dei tassi di interesse e pertanto di non scoraggiare gli investimenti privati. Tra il 73 e il 74 il prezzo del petrolio quadruplica, le spinte inflazionistiche sono enormi, nonostante il tentativo da parte di Banca d'Italia di controllare il credito interno. E questo viene pagato innanzitutto in termini di peggioramento del commercio estero. E il peggioramento del commercio estero, il fatto che si registrino saldi commerciali negativi, cioè si importi di più in valore di quanto si esporta, ha delle ripercussioni anche in termini delle decisioni di impresa per quanto riguarda i processi produttivi e genera un rallentamento della produttività. Non si poteva pensare di risolvere questo problema solamente attraverso gli interventi della Banca Centrale, ma fu quello che avvenne di fatto, perché gli assetti politici che reggevano il paese erano caratterizzati da profonde tensioni che non rendevano semplice un intervento adeguato agli obiettivi che occorreva porsi sul piano della politica fiscale. Non dimenticatevi che siamo in anni
grande tensione a livello internazionale, perché ci troviamo in un mondo ancora diviso in due blocchi: il blocco sovietico comunista e il blocco dei paesi che invece hanno aderito alla NATO. E l'Italia si trova in una situazione particolare. È uno dei paesi che ha aderito alla NATO, è uno dei paesi che dialoga maggiormente anche rispetto al ruolo che esso può avere nello scacchiere geopolitico occidentale con gli Stati Uniti, ma d'altro canto è il paese che ha al suo interno la presenza del maggior numero di elettori del Partito Comunista Occidentale. Il più grande Partito Comunista Occidentale è in Italia. Crea delle condizioni in cui da una parte alcuni degli esponenti del partito di maggioranza che governa l'Italia, che ai tempi è la Democrazia Cristiana, in particolar modo l'onorevole Aldo Moro, tenta di aprire sempre di più al Partito Comunista per quanto riguarda la possibilità di costruire, se non proprio un governo di coalizione, portando al governo anche esponenti del Partito Comunista, un patto di appoggio ad un governo che possa in qualche modo anche accettare alcune condizioni tipiche delle richieste di politica economica di un partito comunista, come la rilevanza dell'impresa mista con partecipazioni statali o politiche di programmazione economica. D'altro canto, questo avvicinamento di una parte della Democrazia Cristiana al Partito Comunista crea delle tensioni dal punto di vista internazionale, perché non tutte le forze occidentali, in particolar modo non tutti gli esponenti governativi statunitensi in quegli anni ritengono che sia opportuno un avvicinamento così forte in un paese come l'Italia del governo al Partito Comunista di opposizione. Aggiungo un altro elemento che è importante per comprendere un po' lo stallo in cui si trovano i decisori di politica fiscale, cioè gli esponenti del governo in questi anni in Italia, del fatto che l'Italia è teatro di diversi attentati svolti da organizzazioni clandestine che si riconoscono in progetti estremisti di sinistra, come per esempio le Brigate Rosse Prima Linea, che vogliono attraverso le loro azioni suscitare una rivoluzione, un po' come era accaduto in quegli anni in alcuni paesi del Centro America, per transitare da una democrazia occidentale a uno Stato comunista. E d'altro canto esistono altri episodi che a partire dal 1969, dal dicembre del 1969, non sono riconducibili alla matrice brigatista rossa e che invece sono probabilmente riconducibili a organizzazioni di estrema destra che tentano di destabilizzare il paese attraverso soprattutto l'organizzazione di attentati bombaroli, come il primo a Piazza Fontana, poi Piazza della Loggia e altri che caratterizzano esattamente quest'epoca storica, con quello poi drammatico che riguarderà la stazione di Bologna, e che sembrerebbero invece, come dire, essere animati dal desiderio di una deriva autoritaria sul modello invece di quella che c'era stata
sempre in quegli anni in altri stati. Pensiamo al colpo di stato dei militari in Cile, alla dittatura dei colonnelli in Grecia, alla presenza comunque di un regime di destra autoritario in quegli anni in Spagna con il generale Franco e soprattutto a quello che accadde in Argentina con la dittatura militare che comunque sia era stata avallata anche nella sua analisi degli equilibri geopolitici dallo stesso governo statunitense. Quindi il terrore anche rispetto alle vicende di politica internazionale, tende a lasciare Banca d'Italia sola rispetto alle manovre di politica economica che dovrebbero essere messe in campo. Ma dovrebbe essere già chiaro, da quanto ho cercato di spiegarvi nelle scorse lezioni, che la politica monetaria non può tutto. È sempre importante un coordinamento tra politica monetaria e politica fiscale. Un paese che rinuncia alla politica fiscale è un paese che difficilmente potrà sollevarsi dai problemi che Banca d'Italia si trova ad affrontare. Come si esce da questa situazione? Si esce chiedendo un prestito al Fondo Monetario Internazionale, ma anche un prestito privato alla Bundesbank, che richiederà che venga messo a garanzia l'oro di Banca d'Italia, e il Fondo Monetario Internazionale concede in diverse tranche il prestito all'Italia, chiedendo che venga rispettato un obiettivo intermedio ancora più restrittivo rispetto a quello che si era posta Banca d'Italia negli anni precedenti, in termini appunto di controllo del credito totale interno. Qual è l'andamento delle variabili macroeconomiche fondamentali in questi anni? Beh, guardate, tra il 1971 e il 1975 abbiamo prima una esplosione inflazionistica, qui l'abbiamo misurata con il solito indice dei prezzi al consumo, limitandoci ai valori del dicembre dell'anno considerato con dati Istat, l'inflazione passa dal 1971 da un 5% a un 25% nel 1973. Dopo il 1973 vi è una stretta creditizia, perorata anche dai patti presi col Fondo Monetario Internazionale e lasciata sostanzialmente alle responsabilità del banchiere centrale, che riporta i livelli di inflazione all'11%. Comunque si tratta di un'inflazione a due cifre, e come vedete, almeno fino al 1981. Il tasso di inflazione rimane comunque molto alto e tenderà a decrescere solamente nel decennio successivo, quando il contesto macroeconomico tenderà a mutare e quando anche vengono assunte altre decisioni rilevanti sul piano della politica fiscale, sia sul fronte tributario per l'incremento delle entrate da parte dello Stato, sia sul fronte della riconsiderazione dell'indicizzazione piena del livello salariale, come abbiamo visto nell'ultima lezione con il referendum che portò tragicamente alla morte di Ezio Tarantelli, che più di ogni altro nel mondo degli economisti aveva lavorato per modificare in un modo non troppo dannoso per gli interessi anche dei lavoratori gli accordi riferiti alla indicizzazione dei salari. La politica monetaria determinò di fatto comunque una caduta della domanda e non riuscì ad evitare un ulteriore crollo degli investimenti privati,
Questa situazione decretò un peggioramento della bilancia dei pagamenti. Solamente attraverso la recessione, in qualche modo pilotata dal controllo del canale di credito interno, si riuscì nella seconda metà del 1974 a ridurre le importazioni in valore e costruendo così le condizioni per una riduzione notevole del disavanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti, del disavanzo commerciale, la differenza tra esportazioni e importazioni in valore. Questo accompagnato anche a un ulteriore deprezzamento del cambio, riportò il paese in una situazione caratterizzata da tassi di crescita del prodotto interno lordo positivi, ma senza riuscire a frenare nel breve periodo l'inflazione. Vedete l'andamento della bilancia commerciale, concentriamoci nel periodo storico preso in considerazione, la linea blu rappresenta le importazioni di beni e servizi, la linea rossa le esportazioni di beni e servizi. Come vedete nel 1971 inizia a superare importazioni di beni e servizi, l'esportazione di beni e servizi, il punto di massima distanza che sancisce il disavanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti, cioè la differenza tra esportazioni ed importazioni, arriva proprio nel 1974, dopo la manovra restrittiva. Come vedete, le importazioni tendono a decrescere, d'altro canto una situazione in cui il credito tende a diminuire comporta anche scelte di espansione della produzione minore e quindi una riduzione dei beni necessari alla produzione, che sappiamo per la specializzazione produttiva italiana riguardano soprattutto beni strumentali, quindi questo genera una riduzione delle importazioni. Nel contempo si ha un sostegno al deprezzamento della lira che continua a far crescere le esportazioni e si arriva ad una situazione alla fine del decennio in cui di nuovo la bilancia commerciale risulta inattivo. D'altro canto, la manovra di politica monetaria restrittiva, come vedete, tra il 1971 e il 1981, blocca anche la crescita del rapporto fra debito pubblico e PIL, che in questo clima di difficile gestione del bilancio pubblico per i motivi che prima vi ho elencato, comincia a crescere notevolmente. Non supera ancora il 60% del rapporto debito pubblico-PIL, ma tra il 71 e la metà degli anni 70 vi era stata comunque una crescita senza eguali, se si confrontano i dati successivi alla Seconda Guerra Mondiale, del rapporto debito pubblico-PIL. Dal punto di vista del tasso di crescita del prodotto interno lordo in termini reali, guardate qual è la situazione. Nel 1973 e nel 1974 abbiamo ancora tassi di crescita positivi, ma nel 1975 vedete si è un crollo del prodotto interno lordo che addirittura registra un tasso di crescita negativo, inferiore a almeno 2%. Solamente gli interventi che sono affidati alla richiesta di prestiti esteri e alla contestuale politica restrittiva della Banca d'Italia, che cerca comunque al contempo di favorire quantomeno la componente della domanda trainata dalle esportazioni, consente di riprendersi
pur in un contesto però di inflazione che ancora non è sotto controllo, come abbiamo visto prima. D'altro canto, ci troviamo in una situazione in cui queste contraddizioni delle modalità in cui viene esercitata la politica economica, di fronte sicuramente a degli shock esogeni, innanzitutto, perché tutto ha inizio con un cambiamento improvviso degli accordi sui pagamenti internazionali, un cambio che diventa immediatamente improvvisamente flessibile e viene acuita questa difficoltà della politica economica dalla instabilità generata dall'incremento dei prezzi del petrolio, anche quello stabilito di fatto dai paesi produttori in Medio Oriente per sostenere la cosiddetta guerra del Kippur che vede l'Egitto attaccare Israele e per mettere in difficoltà non solo Israele, ma anche gli stessi Stati Uniti, che dal punto di vista degli accordi di politica internazionale appoggiavano Israele contro gli interessi arabi, in particolar modo all'interno di quei territori dei cittadini palestinesi che avevano subito un'espansione di Israele militare, alla quale reagiscono gli altri paesi arabi. Comunque questa situazione crea una quadruplicazione del prezzo del petrolio e in queste situazioni estremamente delicate, con il contesto politico così complesso che caratterizza il nostro paese, si lascia solamente di fatto alla politica monetaria di Banca d'Italia il compito di cercare di tenere l'Italia a galla e quello che accade è che sul versante della disoccupazione, tra il 1971 l'Italia è rappresentata da questa striscia azzurra, tra il 1971 e la fine del decennio il tasso di disoccupazione tende a salire, si ridimensiona tra il 73 e il 74, ma poi torna a crescere fino al 1976, ancora si ridimensiona nell'anno successivo e poi raggiunge un livello superiore al 7%, e tra quelli diciamo più alti della fine del periodo, insieme al Canada, con cui si iniziano ad affrontare gli anni Ottanta. Quindi ci troviamo di fronte a un contesto di mancata tenuta dell'inflazione, in cui si riesce a recuperare il commercio estero, si riesce a recuperare una situazione molto compromessa in termini di tassi di crescita del prodotto interno lordo, ma si arriva alla fine del decennio, degli anni 70, con un tasso di disoccupazione superiore al 7%, fra i più alti se ci si confronta con i paesi che rappresentavano in quel contesto storico i paesi più sviluppati e soprattutto con un mancato controllo del livello generale dei prezzi. Nel 1975 Guido Carli lascia la Banca d'Italia anche per un senso di abbandono rispetto a quelli che sarebbero dovuto essere, secondo lui, i compiti dei politici al governo, quindi che avrebbero dovuto garantire una politica fiscale che facesse la sua parte di fronte alla situazione di crisi. Gli succede Paolo Baffi, direttore generale del 1960, ed è Paolo Baffi che affronta una crisi valutaria nel 1976
in una situazione di cambi flessibili iniziano a svilupparsi delle pressioni speculative sulle valute che non sono più ancorate ad un tasso di cambio fisso, in assenza di un coordinamento chiaro tra le banche centrali dei vari paesi che tra di loro commerciano, si crea una situazione di crisi valutaria. La Banca d'Italia quindi rende ancora più incisivo il massimale sugli impieghi, quindi limita gli impieghi e inasprisce i controlli valutari per sostenere ancora di più la linea di politica monetaria che aveva già intrapreso all'inizio degli anni 70. Sottolineando sempre più volte nelle relazioni annuali che questo modo di procedere aveva dei costi e dei limiti, che non poteva procedere senza che anche la politica fiscale facesse il suo. Cosa accade nel mentre? Beh, nel mentre accade una situazione problematica per quanto riguarda anche le relazioni fra banche commerciali ed imprese. Per quale motivo? Perché immaginate che cosa accade ad una economia che si trova ad avere una riduzione sempre maggiore del canale del credito a seguito di una politica monetaria restrittiva necessaria a evitare di far crescere ulteriormente l'inflazione e al contempo necessaria per poter continuare ad avere quelle tranche di risorse che sono state pattuite soprattutto con il Fondo Monetario Internazionale. Beh, accade che le imprese tendono a non ripagare i crediti che gli sono stati concessi negli anni precedenti dalle banche commerciali. E qual è la soluzione che viene architettata in questo contesto caratterizzato anche da questo dialogo che avviene almeno fino al 1978, poi scopriremo perché, che cosa significa quella data, tra i partiti di governo e il Partito Comunista? Beh, accade che la Banca d'Italia cerca di risolvere il problema del rientro dei crediti alle banche commerciali proponendo alle banche commerciali di partecipare come azionisti alle imprese. Quindi si consolida ulteriormente all'interno di un contesto come quello italiano caratterizzato da una forte centralizzazione dei capitali, la compartecipazione delle famiglie di imprenditori italiani attraverso la compartecipazione, ecco, di alcuni istituti di credito alle scelte stesse delle imprese. Una cosa che viene in qualche modo anche perorata dallo Stato rafforza in quegli anni le partecipazioni statali alle stesse realtà imprenditoriali. In questo modo si cerca da una parte di, almeno in teoria, di controllare maggiormente le scelte strategiche delle imprese, evitando un tracollo finanziario, almeno in teoria. Dall'altra parte, che cosa si cerca di fare? Beh, dall'altra parte si cerca di indirizzare l'offerta di beni per cercare di andare incontro ai bisogni espressi sul mercato in un'economia che è ristagnante. Quindi l'idea è, se noi cerchiamo di anticipare in qualche modo la domanda, di capire che tipo di domanda si esercita sul mercato in un'economia comunque caratterizzata da stagnazione,
Allora, potremmo forse anche far ripartire la domanda interna attraverso un controllo dell'offerta che otteniamo in parte attraverso le partecipazioni statali al mondo delle imprese private e in parte attraverso anche le partecipazioni di istituti di credito sulle imprese private. Oltre a Banca d'Italia, che in qualche modo deve concedere dei permessi in tal senso, c'è un'altra struttura istituzionale del tutto particolare, che è Mediobanca, che attraverso la figura di Enrico Cuccia cerca di governare questo delicatissimo processo di salvaguardia degli interessi di un capitalismo privato italiano che è spaventato da una parte, dall'altra è complice della stagnazione, perché in questo contesto, ma già da prima, le grandi famiglie di imprenditori italiani esportano anche illegalmente capitali all'estero, e dall'altro ancora tenta di difendere questo centro di interessi economici dagli interessi dei competitor esteri. Situazione estremamente complessa. In tutto questo, Banca d'Italia rafforza l'azione di vigilanza, prende di petto il problema, lo fa con Baffi e con il braccio destro di Baffi, che è la figura responsabile dell'ufficio di vigilanza che viene creato esattamente in quegli anni in Banca d'Italia, che è Mario Sarcinelli, e inizia quindi a mandare degli ispettori, soprattutto nelle banche che sono interessate a questo processo di cambiamento degli assetti proprietari delle imprese. Soprattutto nella seconda parte degli anni 70 vengono estesi i controlli ispettivi e perfezionate le tecniche di analisi. Ed è nel 1976, se non vado errato, che per la prima volta appare all'interno delle relazioni annuali di Banca d'Italia un paragrafo completamente dedicato alla vigilanza che la Banca Centrale esercita sugli altri istituti di credito. È in questo contesto disordinato che emergono delle figure che cercano di arginare il sistema di regole che Banca d'Italia cerca di far rispettare. Una di queste figure è un banchiere siciliano che ha fatto fortuna negli Stati Uniti e che ai tempi viene considerato un genio della finanza, soprattutto negli Stati Uniti. Gli vengono dedicate delle copertine dalle più prestigiose riviste, il Time, Fortune. Si tratta di Michele Sindona. Il giudizio che esprime su Michele Sindona nel suo libro di memorie, il governatore della Banca d'Italia Guido Carli, è quello che adesso andiamo a leggere. Sindona mirò al controllo di Bastoggi e della Centrale. Si tratta di due delle più importanti realtà finanziarie tra le aziende quotate sulla Borsa di Milano. Quelle realtà attraverso le quali si possono controllare anche i gruppi di imprese più impegnate nell'economia reale. Per esempio, le imprese impegnate nell'edilizia, o nella chimica o nella farmaceutica, ed edilizia in quegli anni, come anche in questi anni, significa il gruppo Pesenti, che voi dovreste conoscere bene essendo bergamaschi. Sindona mirò al controllo di Bastoggi e della Centrale, alla loro fusione e all'acquisizione del controllo di Banca Nazionale dell'Agricoltura. Se il programma fosse stato realizzato, si sarebbe costituita una delle maggiori, forse la maggiore, delle società finanziarie europee. Ne sarebbe derivata una concentrazione di potere esorbitante da parte di una figura che non proveniva dagli ambienti imprenditoriali tradizionali,
agiva soprattutto all'estero, agiva attraverso banche che avevano partecipate in paradisi fiscali e che soprattutto è invisa a Mediobanca e a Enrico Cuccia. L'assenza di una qualsiasi proporzione fra i prezzi offerti e quelli di mercato indusse in me la convinzione che l'operazione si proponesse obiettivi di dominio e con l'impiego degli scarsi delle scarse risorse disponibili fosse mio dovere contrastarla. Quindi il governatore Guido Carli in realtà non interviene nel momento in cui Sindona architetta, non in prima persona, ma muovendo attraverso la messa a disposizione di capitali suoi di dubbia provenienza, gli importanti banchieri londinesi, gli Ambros, architetta l'acquisto della centrale finanziaria all'interno del consiglio di amministrazione. Vi si inserisce nel momento in cui gli Ambros l'acquistano e inserisce anche un'altra figura che sarà estremamente rilevante in questa vicenda che iniziamo a vedere oggi, quella della finanza d'assalto, che è Roberto Calvi. Quello che la Banca d'Italia però fa è ostacolare il secondo tentativo architettato da Michele Sindona, che è l'acquisto anche di Bastoci, che non riesce ad essere scalata da Michele Sindona. Ma come operava Sindona? Anche se non era chiaro nel 1971, ma divenne chiaro nel momento in cui si mosse la vigilanza di Banca d'Italia e la cosa interessò la magistratura, Sindona aveva architettato un sistema fondato sulla cosiddetta tecnica dei depositi fiduciari. Una banca del suo gruppo, per esempio Banca Unione, con sede in Italia, effettuava un deposito in valuta presso banche appartenenti allo stesso gruppo, ma che operavano all'estero, per esempio Finabank. Contestualmente, Banca Unione e Finabank stipulavano un accordo fiduciario segreto in base al quale la prima dava mandato alla seconda di trasferire per un periodo illimitato il deposito a una finanziaria estera, sempre appartenente al gruppo di Sindona. In base all'accordo, Finabank agiva senza alcun rischio, in quanto mera intermediaria. Così i depositi dei clienti, per lo più italiani, di Banca Unione, venivano utilizzati per finanziare le società estere di Sindona. Le società estere, attraverso queste risorse, poi potevano spostare i capitali come meglio credevano e rioperare sul mercato finanziario italiano, cercando di cambiare gli assetti proprietari, andando a impadronirsi delle realtà più interessanti in un contesto, tuttavia, come vi dicevo, di mancata tenuta delle famiglie capitalistiche italiane che avevano in qualche modo una propensione a vendere i pacchetti azionari di controllo delle proprie azioni. Ma generando in questo modo una ridefinizione delle logiche stesse delle relazioni fra imprese finanziarie e imprese più legate all'economia reale, secondo delle strategie che apparivano quantomeno avvolte da una certa coltre di nebbia. In realtà questo sistema, dal punto di vista della vigilanza di Banca d'Italia, era un modo per violare più di una norma.
Innanzitutto, violava il divieto a finanziare proprie società con i depositi dei correntisti. Secondo luogo, violava il divieto di acquistare banche e imprese salvo esplicita autorizzazione della Banca d'Italia, perché nel momento in cui l'offerta di pubblico acquisto che rappresenta per il contesto italiano un'enorme novità, e viene importata da Sindona per l'esperienza che ha maturato negli Stati Uniti, nel momento in cui l'offerta di pubblico acquisto arriva da una realtà estera, che non si sa che appartiene in realtà al gruppo di Sindona, ma che si scoprirà che così è, in questo caso non c'è bisogno dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Vi è un'altra violazione, il divieto di servirsi dei propri fondi per manovrare i corsi delle proprie azioni. È già, perché se i miei capitali in questo modo li affido ad una realtà estera che non è facilmente riconducibile a me, e poi da quella realtà estera che arrivano acquisti di azioni di imprese che invece sono quotate sulla borsa di Milano, io posso dare segnali al mercato che non rispondono a dinamiche che guardano a ciò che accade nell'economia reale. Io posso concentrare una domanda di acquisto di azioni attraverso capitali che arrivano dall'estero, che sostengono quelle azioni in modo eccessivo, creando una possibilità sicuramente di ricavare plusvalenze, ma anche introducendo all'interno del mercato finanziario italiano dei segnali che distorcono il comportamento degli agenti e che si chiederanno: ma per quale motivo esiste una acquisizione così importante da parte di Ambrose di Londra nei confronti della centrale finanziaria, che avevo percepito fino al giorno prima come in una situazione di crisi? Forse gli Ambrose di Londra sanno qualche cosa che io non so, e quindi conviene anche a me acquistare i titoli emessi dalla centrale finanziaria. In realtà gli Ambrose di Londra operavano con i capitali che gli aveva messo a disposizione Sindona, quindi non stavano facendo un'operazione rischiosa per loro, stavano operando in una modalità che non rappresenta un modo adeguato di esercitare su un mercato finanziario, perché di fatto è un sostenimento a un'attività speculativa. Non solo. L'altra violazione è quella che riguarda il divieto di mantenere fondi all'estero per periodi illimitati, mentre in realtà con questa operazione fondata sui depositi che abbiamo visto prima, sui depositi fiduciari, si agevola anche l'esportazione di capitali esteri. E infine vi è anche una violazione del divieto di falsificare la reale natura delle operazioni compiute, di questo abbiamo parlato. Ma, come si suol dire, il diavolo fa le pentole ma non i coperti. Già nel 1971 le due banche di Sindona in Italia, Banca Unione e Banca Privata Finanziario, avevano avuto dei problemi, avevano una crisi di liquidità. Ma proprio per la logica che prima vi dicevo, che è quella di cercare di salvare il salvabile, Banca d'Italia, allora il governatore era ancora Guido Carli, cerca di risolvere il problema non decretando lo stato di crisi delle due banche, ma chiedendo ad un'altra banca sana, il Banco di Roma, di accordare un prestito a Sindona e in cambio di far entrare in Banca Unione, Banca Privata Finanziaria, delle figure che appartenevano all'entourage di Banco di Roma. Viene quindi perorata
la causa delle banche di Sindona, obbligando la fusione fra Banca Unione e Banca Privata Finanziaria, nascendo Banca Privata Italiana, e viene imposto che l'amministratore delegato del Banco di Roma, Mario Barone, sia un terzo amministratore della Banca Privata Italiana e che il direttore centrale del Banco di Roma, Fignon, divenga vicepresidente e amministratore delegato della nuova Banca Sindoniana. Ma nel 1974 accade una cosa neanche Guido Carli aveva considerato attentamente. Perché non l'aveva considerato attentamente? Perché Sindona gode dell'appoggio dell'allora ministro del Tesoro, David Kennedy, degli Stati Uniti. È una figura quindi che politicamente può muovere delle figure che disturbano l'operato della Banca d'Italia proprio perché il governo italiano è vicino al governo statunitense. Quindi la Banca d'Italia salva Sindona, ma nel 74 i guai per Sindona arrivano negli Stati Uniti. La Franklin National Bank di New York viene dichiarata insolvente per bancarotta fraudolenta, all'inizio della fine, con forti perdite di capitali per speculazioni in valuta straniera. Sindona aveva raccolto molti capitali promettendo grandi guadagni, ma sbaglia a speculare. Non aveva probabilmente le conoscenze macroeconomiche adeguate per poter giocare sulle speculazioni in valuta straniera in questo contesto nuovo caratterizzato da fluttuazione dei cambi. Si attende quindi un rialzo del dollaro che in realtà avviene molto dopo e non riesce a sfruttarlo. E nel 74, anche in Italia, qualche mese dopo accade qualcosa. Beh, accade che gli ispettori di Banca d'Italia, che vigilano sulla Banca Privata Italiana, come d'altro canto ci si doveva aspettare, visto che era stata un'operazione architettata già per salvare una volta Michele Sindona, gli ispettori di Banca d'Italia ravvisano molte irregolarità contabili. Sindona non ha più l'appoggio di cui godeva solamente 3 anni prima, viste anche le sfortune sulla piazza statunitense, e questa volta in Banca d'Italia non c'è più Guido Carli, ma c'è già Baffi. Viene nominato un commissario liquidatore, che è Giorgio Ambrosoli. Cosa fa Sindona in questa situazione? Fa tante cose, ma soprattutto nel 1977 contatta una strana figura della storia italiana, che è Licio Gelli. Licio Gelli è di fatto un imprenditore, è stato durante la Seconda Guerra Mondiale un uomo prima di fiducia di Benito Mussolini, poi durante i giorni della liberazione riesce in qualche modo a pulirsi le vesti, favorendo un'azione della resistenza in Toscana, dei partigiani. Questo gli salva la vita nel momento in cui arrivano gli alleati e non viene incriminato come ex fascista e diventa uno delle figure anche di riferimento dell'esercito alleato in Italia. È molto bravo nelle relazioni personali, esce da queste vicende militari e svolge l'attività di imprenditore nell'Alto Lazio a una ditta di materassi. Ma non è solo questo, perché Licio Gelli entra in massoneria e gli viene assegnato un compito molto particolare, quello di riorganizzare segretamente una loggia massonica, la loggia Propaganda 2,
dovrebbe essere una sorta di camera di compensazione di interessi tra le figure più rilevanti del panorama nazionale. Questo è il compito che gli viene assegnato. Compito che gli viene assegnato in segretezza. Licio Gelli, però, attraverso questa sua loggia che guida e che rappresenta una curiosità ancora in quegli anni, se ne parla su diversi giornali. Licio Gelli viene intervistato, dice che ci sono più di 2.400 membri, tutti di alto profilo di questa loggia. Quello che si sa è che al contempo egli è un uomo di fiducia di un dittatore sudamericano che gli affida il compito di consulente economico con cui intrattiene delle relazioni importanti anche per quanto riguarda la possibilità di acquistare dall'Italia armi e navi, ed è molto vicino anche al presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Quindi Sindona si rivolge a Gelli e Gelli contatta Andreotti, che incarica informalmente il senatore Stammati, che si scoprirà essere poi un altro uomo della loggia P2, e l'onorevole Evangelisti, di studiare un progetto di salvataggio per un secondo progetto di salvataggio per la banca di Sindona, e al contempo chiede a un altro membro della P2, che lui già conosceva, che era con lui nel consiglio d'amministrazione della centrale finanziaria che avevano scalato insieme, Roberto Calvi, dei soldi in prestito. Ma vediamo innanzitutto con un video che dura 7 minuti, che cosa è la P2 e quali sono effettivamente gli aspetti che in questa vicenda diventano rilevanti per destabilizzazione dell'operato di Banca d'Italia. Come potrebbe definire la P2? Diciamo che è stata un potere occulto che ha tentato di occupare lo Stato dall'interno senza sfidarlo e quindi in maniera più pericolosa. Ma la P2 è un'organizzazione massonica nella forma che ha realizzato nel corso di un arco temporale molto lungo una rete imponente di controlli e di ricatti che hanno interessato il mondo degli affari e delle decisioni politiche. La P2 per me è stato il più grande cancro che abbia corroso la democrazia negli ultimi tempi, perché non solamente aveva interessi nell'economia e negli affari, ma aveva un proprio progetto politico, come hanno dimostrato gli atti e la relazione Anselmi approvata anche dal nostro gruppo. Beh, non è un club pacifico. È sicuramente un tentativo di fondere insieme più poteri per creare un contropotere democratico. Io credo che la loggia P2 possa essere definito un centro di potere occulto che, utilizzando un canale privilegiato dalla massoneria, appunto la loggia Propaganda 2, cioè una loggia segreta, e operando con profonde complicità e connivenze nel mondo dei servizi segreti, nei vertici militari, nel mondo politico, ha condizionato pesantemente la vita politica, istituzionale, la vita economica. Il mondo della informazione nel nostro paese, in buona sostanza, ha attentato alla nostra vita democratica.
Io credo che innanzitutto la P2 vada considerata sul piano del potere, un'organizzazione per la conquista del potere, ma è assolutamente errato quanto in molti sono andati dicendo, vale a dire che si trattava di fare un golpe di Stato nel senso tradizionale del termine. L'organizzazione del potere è strettamente integrata con l'uso illegittimo del potere da parte dei partiti o dalla degenerazione dei partiti che è la partitocrazia. Un fenomeno di grossa cospirazione affaristica, una degenerazione della prassi massonica legata alla finanza cinica e spregiudicata del nostro paese. Ma io penso che sia stata una cospirazione per creare in Italia un regime peronista. Gelli è quello che ha fatto ritornare Perón in Argentina, pagò lui l'aeroplano, e aspettava Perón alla scaletta dell'aeroplano, perciò voleva rifare il colpo secondo la sua esperienza. Quanto poi al motivo di questa cospirazione, è lo stesso che ha ispirato la cospirazione parallela delle Brigate Rosse, cioè l'indebolimento e la corruzione dello Stato dovuta ai governi netti che sono venuti soprattutto negli ultimi 20 anni. In questa puntata vedremo il ramificarsi della loggia massonica P2 sia a livello nazionale che internazionale. Onorevole Bellocchio, quali sono i rapporti tra la P2 e il mondo politico-finanziario dell'America Latina? Agli atti della nostra commissione vi sono molteplici documenti e molteplici testimonianze che comprovano un intreccio stretto fra la loggia P2 e uomini politici dell'America Latina. In modo particolare vorrei soffermarmi sui rapporti che Licio Gelli aveva in Brasile, in Argentina, unitamente ad Ortolani e unitamente anche, mi sia consentito di sottolinearlo, a Lior. Cioè c'è tutta una strategia politica, economica e finanziaria che tende ad impedire, come si dice nei documenti della Commissione P2, che il Sud America possa essere preso, possa seguire, diciamo, l'esempio di Cuba, cioè possa essere castrizzato. E allora c'è negli interessi e negli obiettivi della loggia P2 il perseguimento di un obiettivo essenzialmente anticomunista, anticomunista in Italia ma anticomunista anche a livello europeo, a livello del Sud America. Non a caso, per esempio, quando Perón torna dalla Spagna in Argentina, sull'aereo c'era Gelli. Attraverso la testimonianza di Giancarlo Elia Valori, che era intimo del presidente Frondizi, ci vengono dette alcune cose sui rapporti stretti che intercorrevano fra Gelli e questi uomini politici. È Franco, il dittatore spagnolo, a dare la benedizione a Perón come a un fratello. Gelli non si vede, come sempre sta dietro le quinte, anche se questo per lui è un giorno di gloria. La P2 mette le mani sull'Argentina. Perón ritorna, sembra un grido di gioia. L'attesa popolare è grande, ma tutte le speranze verranno tradite. Prima Perón, poi Isabelita, saranno un docile strumento nelle mani dell'intrigante e sanguinario López Rega, di cui naturalmente Gelli è molto amico e fratello massone. López Rega era di orientamento nettamente nazista ed è stato probabilmente lui il tramite. Dopo il Rega lo troviamo nelle liste trovate a Castellón Fibocchi, il nome di López Rega, personaggio quanto mai equivoco, emblematico, è la persona che può aver esercitato un fascino alla Rasputin, se vogliamo così dire, sia su Perón che la sua consorte Isabelita, e che ha costituito un tramite anche, come dire, non solo ideologico, ma persino culturale o paraculturale con Licio Gelli e con i precedenti di Gelli, fascisti e nazisti, quando Gelli, durante la Repubblica Sociale di Salò, fu ufficiale di collegamento tra le SS e l'esercito della Repubblica Sociale di Salò. È probabile che López Rega abbia anche costituito il tramite di collegamento tra Gelli e molti nazisti e molti fascisti emigranti in Sud America, in particolare in Argentina, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E stante l'orientamento ideologico di López Rega nettamente nazista, è assai probabile che a quell'ignorante sostanzialmente dal punto di vista culturale di Gelli questo personaggio abbia costituito un tramite quanto mai prezioso per ricollegarsi a un potere che si stava andando costituendo nel Sud America,
da parte di questi personaggi che versavano, e forse sembra che siano state le iniziali fortune del Banco Finanziario Sudamericano, versavano questi loro beni nella costituenda banca che fu poi il cavallo di battaglia sia finanziario e sia politico di Ortolani e successivamente anche di Gelli. López Rega è anche il personaggio al quale viene attribuito la creazione della triplice A o anonima assassina assassini argentini o squadroni della morte che hanno commesso tanti di quei tragiche azioni che hanno portato a quelle decine di migliaia di desaparecidos. Bene, quindi le vicende che si intrecciano quando si parla di P2 sono molte e sono complesse. Di P2 si inizia a parlare però proprio per durante un'inchiesta su Michele Sindona. Per varie ragioni che vedremo magari meglio domani, i magistrati che stanno indagando su Michele Sindona, il quale è scomparso, poi è riapparso dicendo che è stato rapito dalla mafia con una ferita d'arma da fuoco alla gamba e che poi si scoprirà che in realtà erano tutte quante menzogne, che comunque in questo momento si trova a dover sopportare un processo in Italia e si trova agli arresti. Siamo oramai nel 1981, i magistrati che indagano, che sono Gerardo Colombo e Giuliano Turone, scoprono che c'è un legame con Gelli, stabiliscono che la Guardia di Finanza controlli le abitazioni di Licio Gelli e con Gelli assente la Guardia di Finanza ritrova presso la sua villa in prossimità di Arezzo, Castiglione Fibocchi, una lista di 962 membri affiliati alla P2. Sono anni interessanti anche per quanto riguarda il numero di volte in cui questa vicenda viene narrata e diffusa sui quotidiani dell'epoca. Come vedete, nonostante il ritrovamento di questa lista avvenga nel marzo dell'81, il numero di volte in cui la P2 come organizzazione appare in articoli pubblicati, qui abbiamo preso il quotidiano La Stampa semplicemente perché l'archivio della Stampa ha un libero accesso, a differenza di altri prestigiosi quotidiani, il numero di volte diventa massimo solamente in giugno del 1981 e cresce considerevolmente in maggio, perché nel momento in cui i magistrati trovano la lista di questi membri affiliati ad una società segreta di cui fanno parte veramente dei nomi di grande spessore della politica, dell'economia e delle forze militari italiane, la consegnano al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio di allora, il Presidente che è Forlani, ci pensa un po' il Presidente del Consiglio, prima di il Presidente della Repubblica invece Pertini, prima di rendere nota la lista alle Camere, al Senato e alla Camera dei Deputati, e lo farà solamente il 20 maggio del 1981. Quando questo accade sarà costretto anche a dimettersi perché scoppia veramente un grande scandalo politico. La loggia P2, nelle parole di Tina Anselmi, che sarà poi incaricata, una deputata della DC, dal nuovo presidente del Consiglio che succede
a Forlani e che è Spadolini di presiedere una commissione parlamentare per studiare il caso della P2 che lavora lacrimente. Avete sentito proprio prima i giudizi sulla P2 di alcuni dei membri più prestigiosi della commissione Anselmi. Tina Anselmi era la prima intervistata del video che avete visto. Scrive questo nella relazione: la loggia P2 entra come elemento di peso decisivo in vicende finanziarie, quella di Sindone e quella di Calvi, che hanno interessato il mondo economico italiano in modo determinante. Non si è trattato soltanto del tracollo di due istituti di credito privato di interesse nazionale, ma di due situazioni finanziariamente rilevanti in un contesto internazionale, che hanno sollevato, con particolare riferimento al gruppo Ambrosiano, su cui non mi soffermo, ma è il gruppo che fa capo invece a Calvi, su cui anche la Banca d'Italia ravvisa molte irregolarità analoghe a quelle ravvisate nella vicenda di Sindona, serie difficoltà di ordine politico, non meno che economico, allo Stato italiano. Queste operazioni infine si sono accompagnate a una ragionata e massiccia infiltrazione nei centri decisionali di maggior rilievo, sia civili che militari, una costante pressione sulle forze politiche. Nel 79, intanto, cosa è accaduto dopo i movimenti che Sindona ha promosso contattando Gelli e la P2? È accaduto che un'iniziativa giudiziaria basata su argomentazioni che poi si dimostrarono del tutto infondate porta all'incriminazione proprio del governatore della Banca d'Italia Baffi e del vice direttore generale Mario Sarcinelli, colui che stava lavorando a coordinare le operazioni di vigilanza che abbiamo visto essere divenute determinanti nell'azione della Banca d'Italia all'interno di questo contesto molto problematico di politica economica e di politica futura. Il pubblico ministero Infelisi e il giudice istruttore Ali Brandi li incriminarono per interesse privato in atti d'ufficio e favoreggiamento per non aver trasmesso all'autorità giudiziaria un rapporto ispettivo che non dovevano in realtà trasmettere obbligatoriamente, relativo al finanziamento di SIRB da parte del credito industriale sardo. Questa cosa però fa scoppiare uno scandalo che viene tra l'altro cavalcato da alcuni giornali che si scoprirà essere a loro volta diretti da giornalisti che fanno parte della loggia P2. Quali sono le colpe di Baffi e Sarcinelli dal punto di vista del centro di interessi che fa capo alla P2 e a cui si rivolge lo stesso Sindona? Secondo Piccone, che ha studiato queste vicende, che ritrovate per esempio all'interno di un suo articolo su Ecompoli del 24 marzo 2016, i problemi sono tre. Aver fatto sciogliere il consiglio di amministrazione dell'Italcasse, cioè del più importante istituto di credito dominato da quella parte della DC che fa parte della P2, anche per quanto concerne la lista dei membri ritrovata a Castigliolfi Bocchi, Italcasse che fa capo agli interessi dell'imprenditore Caltagirone. Due, aver ordinato un'ispezione presso il Banco Ambrosiano guidato da Roberto Calvi, che conduce a riscontrare enormi irregolarità e situazioni di gestione di capitali illeciti che poi la magistratura attesterà essere collegate anche a organizzazioni criminali. Tre, l'opposizione ai piani di salvataggio delle banche di Sindona, il cui commissario liquidatore era Giorgio Ambrosoli. Sarcinelli, quando i senatori incaricati da Andreotti di proporre un piano di salvataggio vanno da lui, o meglio lo convocano, non gli dicono niente, gli lasciano semplicemente un testo in cui si dice quello che la Banca d'Italia dovrebbe fare,
Sarcinelli dice no. E il figlio di Giorgio Ambrosoli, Umberto Ambrosoli, che scriverà in onore del padre, che vedremo alla fine di questa vicenda cosa accadrà a Giorgio Ambrosoli. Il figlio Umberto scrive nel libro dedicato al padre, Un eroe borghese: queste sollecitazioni mirano a far sì che la liquidazione sia data una soluzione fantasiosa. Il buco lasciato dalle condotte criminose di Sindona sarebbe stato ripianato con i soldi della collettività. Di fatto sarebbe stato annullato il provvedimento di commissariamento e messa in liquidazione della banca. Sindona sarebbe stato restituito vergine alla sua capacità di continuare a fare affari in Italia e sarebbe venuto meno il processo penale. E tutto grazie ai soldi della collettività. Quindi queste sono le colpe di Baffio Sarcinelli. Ed è il motivo per cui si muovono si muove un gruppo di interessi, la P2, che attraverso connessioni anche con una parte della magistratura incrimina ingiustamente i due che devono lasciare Banca d'Italia. Banca d'Italia sa reagire, viene nominato prontamente un altro governatore molto vicino a Baffi, che sarà poi anche il nostro Presidente della Repubblica, Ciampi. Ma qui voi vedete una ricostruzione dell'impero di Sindona. Qualcosa che era segreto, qualcosa che serviva proprio a operare in modo illecito, arginando tutta una serie di regole che vigevano nel sistema finanziario italiano, per perseguire diversi interessi. Alcuni l'abbiamo detti: si tratta di sostenere determinati corsi azionari, si tratta di esportare determinati capitali, altri sono ancora in parte da accertare, ma è molto probabile che questi capitali che vengono affidati a Sindona e che vengono mossi a livello internazionale siano di provenienza di attività criminali e siano funzionali al finanziamento di attività criminali, se riteniamo per esempio che un colpo di Stato oppure una giunta militare che uccide giovani esponenti dei partiti di sinistra, come fu la giunta argentina, siano attività illecite. A me pare proprio di sì. Chi fu colui che scoprì il sistema Sindona? Beh, è proprio il commissario liquidatore Giorgio Ambrosoli. E anche qui vi chiedo un minimo d'attenzione per guardare un breve video in cui vi è una testimonianza dello stesso Ambrosoli. Questi numeri, vediamo questi. Qui. Sono due perizie fatte in due tempi diversi. Un anno fa, a Milano, nella sede della banca privata italiana, la banca di Michele Sindona, il finanziere siciliano da lunedì sotto processo a New York. Perché c'è bisogno di tutti i fondi possibili racimolati. Dato che deve essere venduto tutto. Tutto deve essere venduto. Da una parte del tavolo, una troupe della televisione svedese, che sta girando in vari paesi europei un documentario sulle grandi speculazioni economiche. Dall'altra parte, Giorgio Ambrosoli, avvocato, che cura la procedura fallimentare della banca privata di Sindona. Sì. Questo cos'è? Queste sono tutte le società del gruppo Sindona, quasi tutte le società del gruppo Sindona. E le bandierine cosa vogliono dire? Lo stato in cui è costituita la società. Ma sono società vere oppure cosa sono? Sono scatole. Cioè da qualche parte ci deve essere una fabbrica con operai, ma la maggior parte di queste sono... Le fabbriche con gli operai sono ben poche.
Italia erano 38. L'11 luglio, in piena notte a Milano, viene bruscamente troncato a colpi di pistola il lavoro di Ambrosoli, sposato, con 3 figli. Per le sue funzioni di liquidatore era già stato più volte minacciato. Quella concessa alla televisione svedese è stata l'unica intervista di Giorgio Ambrosoli. Ve la presentiamo. Può parlare di Sindona? Parlare di Sindona non è un tema del tutto attinente alla liquidazione della banca, perché la liquidazione della banca prescinde dalla persona. Sindona indubbiamente è stato l'uomo che, proprietario della banca e animatore della banca, l'ha portata nel giro di pochi anni a diventare una delle più grandi banche private italiane. Purtroppo, subito dopo, si è visto che questa grossa dimensione che aveva ottenuto la banca privata finanziaria e la Banca Unione nascondevano in effetti operazioni tali per cui si era consumato il patrimonio e si è arrivati a un deficit di 150 miliardi. Che tipo di operazioni faceva Sindona nel sistema delle sue banche? La banca non svolgeva quella che è la funzione istituzionale della banca, di intermediazione tra il depositante e il sistema economico, ma solo funzione di appoggio all'attività finanziaria delle società del gruppo Sindona. Quindi in sostanza il denaro dei depositanti terzi era utilizzato più che per l'economia generale, per l'economia del gruppo Sindona. Ma materialmente come si spostavano questi risparmi? Sempre con il giro delle operazioni cosiddette fiduciarie, cioè i fondi venivano mandati dall'Italia a una banca estera con l'incarico, e quindi apparentemente come depositi tra banche. C'era poi l'incarico alla banca estera di utilizzare quei fondi destinandoli a un particolare soggetto che era una società di Sindona. In questo sistema Sindona poteva far deviare i soldi dei risparmiatori italiani o anche italiani soprattutto Direttamente dalla banca alle proprie società, che erano società di comodo. Erano tutte società di comodo. Tutte società di comodo, quelle in Svizzera che facevano questa funzione di raccolta dei fondi di depositi della banca. Poi invece in Italia, perché rientravano buona parte in Italia, e qui c'erano anche partecipazioni industriali, quindi non società di comodo. Qui lui ha avuto la Venchi Unica, ha avuto la Pacchetti, ha avuto la Smeriglio, tutte società operative più o meno, società industriali. E quando Sindona aveva partecipazioni in queste società, si preoccupava di quello che succedeva, cioè della produzione? Non credo sapesse neanche dove erano gli stabilimenti. Cioè Sindona era soltanto il finanziere, il capitalista della società. Il suo scopo era unicamente rendere il pacchetto azionario di questa società cedibile ad un prezzo maggiore di quello a cui l'aveva ricavato. Poteva Sindona far salire artificialmente il valore di queste società? Le banche avevano questa funzione. Già il titolo della banca in pochi anni ha avuto un'ascesa enorme proprio per il continuo acquisto, compra e vendita di titoli fatta dalle banche stesse e su titoli Banca Unione e su titoli di Sindona, cioè, delle società di Sindona. Sindona comprava e vendeva a se stesso e ai propri clienti. Con questo continuare a comprare e vendere, il valore del titolo saliva. E gli azionisti saliva beneficiosamente, ma i clienti rincorrevano questi titoli di Sindona? Erano portati a guadagnare perché la banca gli faceva comprare delle azioni e gliele faceva poi vendere con un ricavo. E quindi il cliente era soddisfatto, il cliente del primo gruppo. Sì. Però quelle azioni venivano vendute a un altro gruppo di clienti, che poi vendeva, anche quello guadagnava. Comprava la società X di Sindona, che rivendeva al terzo. Il terzo era ancora quello che aveva fatto la prima operazione, aveva guadagnato quella volta, poi ci ritornava. E così avanti. Il gruppo Sindona ha fatto enormi operazioni di speculazione sulle divise, cioè operazioni in cambi. Vendevano una moneta a
acquistando me a termine un altro. Più grave ancora, mi pare, quando queste operazioni vengono fatte non sulle monete, ma addirittura sulle merci. Qui sono state fatte sul platino, sull'oro, sullo zucchero, dicono, ma non mi risulta ancora, sul patate, dove si acquista a termine, a un certo prezzo, e si vende a un certo prezzo a termine, un dato bene. In questo caso si arriva addirittura a modificare, si può arrivare a modificare il prezzo di quel bene, che può essere, come nel caso dello zucchero, un bene di consumo, di interesse generale. Quando ci si occupa per così molto tempo degli affari di una persona, non si diventa un po'... non si acquista una relazione personale? Direi certamente di sì. Sindona ne lo conosce? Sindona non lo conosco, non l'ho mai visto di persona. Comunque direi che ho della simpatia per lui, se non altro come colleganza professionale, perché era un avvocato di modeste fortune negli anni 50 ed è riuscito a creare un grosso patrimonio, soprattutto a fare molto, anche se purtroppo poi gli è crollato in mano tutto il castello che aveva costruito. Ma ha dimostrato negli anni 60 e 70 di saper costruire un grosso impero. Ma non può avere simpatia per questo sistema? Per questo sistema non ho simpatia assolutamente. Sindona non lo ritengo un'eccezione troppo rara. Di Sindona probabilmente ce n'è qualcuno ancora in giro. Cambia il nome, cambia la faccia, ma la sostanza rimane. L'errore è nel sistema che consente operazioni come quelle, che consente la costruzione di imperi come quello di Sindona. Cioè imperi non costruiti su aziende, sulla produzione, ma solo sulla speculazione. Ecco qui, ci stiamo avvicinando alla fine di questa lezione. Come vi è stato già anticipato nel video, l'11 luglio del 1979 il liquidatore della banca privata sindoniana, Giorgio Ambrosoli, viene ucciso sotto casa dove a firmare in mattinata le accuse contro Sindona. Tutta questa vicenda che andremo poi ad approfondire domani con l'aiuto anche di Giuliano Turone e di Giuseppe Amari. Giuliano Turone è stato proprio il magistrato che ha indagato su Sindona e che ha scoperto le liste della P2 e che è un esperto di indagini legate a crimini di carattere finanziario, mentre Giuseppe Amari è autore di diverse pubblicazioni su gran parte delle vicende di cui abbiamo parlato oggi. Queste lezioni ci consentono innanzitutto di inquadrare un tema che troppo spesso è trascurato nell'analisi della politica monetaria, ma anche della politica economica tout court, ed è il ruolo che i gruppi di interesse hanno nella azione delle istituzioni. I gruppi di interesse possono assumere delle forme di organizzazioni che stravolgono i compiti che le istituzioni devono svolgere. Questo sembra essere stato il ruolo che la P2 ha svolto in diverse vicende del sistema italiano, e possono svolgere delle funzioni destabilizzanti, come è accaduto nel caso dei vertici di Banca d'Italia nella vicenda di cui abbiamo parlato oggi. È un tema che però dal punto di vista degli economisti è emerso per esempio nell'opera di un importante economista di impostazione marxista, che è Paul Sweezy, che è uno dei fondatori della rivista Monthly Review, che nel 1939 dedicò uno studio molto accurato
sulla costituzione dei gruppi di interesse, sull'azione dei gruppi di interesse nel sistema economico statunitense. E da questo studio possiamo ricavare le domande su cui continueremo a ragionare nella lezione di domani e anche nella successiva lezione. Qual è il significato dell'esistenza di gruppi di interesse più o meno integrati nei rapporti fra attività economica e attività politica? In che misura si fanno sentire nella vita della comunità le opinioni dei gruppi di interesse? Luigi diceva che queste questioni si pongono con un'urgenza proporzionata al grado di concentrazione del potere di direzione economica nelle mani di pochi. Quindi, nei momenti in cui assistiamo a una forte concentrazione dei capitali, beh, allora dobbiamo anche attenderci che si formino dei gruppi di interesse, o che si siano già formati dei gruppi di interesse, che hanno agito indipendentemente dalle azioni formali e legittime delle istituzioni per ricavare i massimi vantaggi possibili dall'operazione di concentrazione dei capitali, che nasconde anche la possibilità di una concentrazione del potere. Prima di lasciarci, andiamo un pochino però a vedere qual era la composizione della loggia P2. Abbiamo detto che si trattava di 962 membri noti, ma abbiamo anche detto che in una intervista, prima che la lista fosse ritrovata dalla Guardia di Finanza, Gelli si era lasciato sfuggire che la loggia contava 2400 membri. Vi sono 74 membri che fanno parte dei vertici del settore politico, vi sono 116 membri che fanno parte dei vertici dell'apparato statale, 235 membri che fanno parte dei vertici della società civile, divisi in modo tale da essere all'interno di consigli di amministrazione di banche e di imprese. Beh, vi sono 40 membri dell'esercito, 33 dei carabinieri, 18 della Guardia di Finanza. Se si guarda la presenza di membri della P2, così come testimoniati dalla lista ritrovata a Castiglione Fibocchi, all'interno dei ministeri, fra ministri, sottosegretari e funzionari, abbiamo una distribuzione che è quella che vedete qui: nel Ministero degli Interni 19, nel Ministero delle Partecipazioni Statali 21, nel Ministero del Tesoro 67, nel Ministero di Grazia e Giustizia 21, e nel Ministero della Difesa ben 152. La storia della P2 si intreccia con tante vicende storiche che hanno caratterizzato tragicamente la storia degli anni 70. Alcuni interpreti e studiosi della P2, come il senatore ormai che ha più di 90 anni, il senatore del PC Sergio Flamini, che fece parte della commissione Anselmi, riconduce anche l'operato della P2 per spiegare il rapimento e la morte di Aldo Moro, il segretario della DC, che più di ogni altro si era all'interno del suo partito, aveva cercato di costruire le condizioni per il compromesso storico con il PC. Ma di queste cose continueremo a parlare domani e direi che per oggi possiamo salutarci.